strategia geolocalizzato che ha un meccanismo di un modello economico virtuale dietro molto, molto solido. E questo gioco consiste nell'espandere un territorio, un impero all'interno di territori reali che sono disposti intorno a noi, utilizzando delle armate, cioè degli incontri, diciamo, da posto a posto, oppure dalla propria posizione geografica a un altro posto. È un gioco di strategia che non è solo per iPhone, ma è anche per Android da un mese a questa parte. E, diciamo che ci sono varie componenti all'interno, tra cui per esempio un sistema di badge, quindi di gamification con l'assegnazione dei vari livelli, gradi militari e anche delle missioni da svolgere, la possibilità di acquistare delle armi speciali e ovviamente lo scopo del gioco che è quello di salire in alto in classifica generale. Ci sono altri giochi come il vostro sugli store di Android o di iPhone? Diciamo che questo settore del gaming che utilizza fortemente la geolocalizzazione con appunto un layer sopra è un settore abbastanza nuovo nel panorama internazionale. Noi siamo tra i pochi pionieri in questo campo. E ci sono alcuni altri esempi, tra cui alcune società, una società per esempio in Finlandia e altre negli Stati Uniti che sono nate più recentemente, però diciamo che nessuno ancora si è affermato come leader oppure come realtà universalmente riconosciuta all'interno del mercato internazionale, quindi è ancora tutta da giocarsi la partita. Senti, e l'idea come vi è venuta? L'idea è nata uno startup weekend, che è un evento che nasce da una società di Seattle che si chiama appunto Startup Weekend, che organizza dei contest in giro per il mondo che durano un weekend, quindi dal venerdì sera alla domenica sera, in cui persone presentano la propria idea, poi ci si divide in gruppi, e questa idea è stata presentata da Enrico Zeffiro, che è stato, diciamo, colui che ha avuto il primo concept, e noi che abbiamo partecipato all'evento ci siamo divisi all'interno delle varie squadre. Io sono capitato con Enrico, abbiamo passato tutto il weekend a brainstormare attorno a questa cosa e alla fine abbiamo tirato fuori un concept. Poi da lì abbiamo incominciato con il finanziamento di H-Farm e siamo stati incubati all'interno di H-Farm, e da lì è iniziato poi lo sviluppo e la realizzazione di un prodotto che, come si può immaginare, era molto diverso dall'idea iniziale. Senti, ma siete ancora gli stessi che hanno partecipato allo Startup Weekend o nel frattempo è cambiata la compagine dei founder? Sì, no, in realtà allora io e Nicola, che siamo i due fondatori, lui è il CEO, io sono Vice President del Development. Eravamo entrambi anche allo Startup Weekend. E le altre persone che erano nella nostra squadra, tra cui Enrico, Rudy, Paolo e Lorenzo e Stefano, collaborano da esterni come collaboratori al progetto, insomma. E quindi il tuo socio oggi è Nicola Brisotto. Sì. Ok. E H-Farm, ovviamente. Ed H-Farm. Ed entrambi siete due tecnici, perché leggo dalle due righe dal tweet biografico, diciamo, sul team che Nicola è un software engineer specializzato in mobile web development e tu sei un ingegnere elettronico e un image scientist. Cos'è un image scientist? Image scientist è una figura professionale specializzata in analisi, computer science, image science, che sono dei settori dell'elaborazione di immagine digitale, diciamo. Io ho studiato questo quando ero in Inghilterra e si tratta di fare analisi, diciamo scrivere programmi per fare analisi sopra le immagini, fondamentalmente, proprio molto molto semplificando il discorso, però sì. 28. Senti, quanti anni hai? E sembri più giovane, però. Sembri più pischello, come Me lo dicono. dicono spesso, però insomma. E il tuo socio quanti anni ha? Nicola è dell'80, quindi ne fa Ok, un po' più grande un po' più di sì, un po' di più. di te. Ok.
Allora, tu hai fatto quindi l'università, esci dall'università, nel frattempo cosa fai prima di diventare imprenditore? Allora, io sono uscito dall'università, ho trovato lavoro appunto come programmatore in un altro incubatore, in una società incubata in un altro incubatore, e ho iniziato a lavorare lì come appunto programmatore e da lì mi sono però anche approcciato al mondo delle start-up in quanto ho respirato insomma l'ambiente diciamo di questo tipo di fare l'imprenditore, di questo modo di fare l'imprenditore che è abbastanza strano, o comunque insomma un po' diverso. E quindi quando ho avuto l'opportunità, diciamo, l'ho colta e adesso sono, diciamo, totalmente dedicato alla scommessa. Beh, come dire, perché? Cioè, voglio dire, in fin dei conti, arrivato a diciamo 28 anni, tu puoi anche decidere di fare una scelta, e quella di dire: comincio la mia brava carriera all'interno di un bel sistema integrator, verso i 32-33 mi sposo, a 35 faccio, cioè, voglio dire, no? Sai, quel percorso classico che magari mamma e papà, no, sognano per sistemato, no? Quando si dice perché non ti sei sistemato e invece ti sei messo a fare lo start-upper. Sì, sì. Diciamo che ci sono tanti fattori che entrano in gioco quando si prendono decisioni di questo tipo. Io penso di essere una persona particolarmente. Diciamo che trovo particolare interesse a provare a creare qualcosa con le mie mani, quindi per me è una scommessa abbastanza stimolante, diciamo, tutto questo. E inoltre, sì, diciamo che ci sono tanti fattori, ecco, però anche sistemato è una parola che secondo me non è più. È un po' anacronistica, ecco, Ok. diciamo. Esatto, perché è giusto, secondo me, rimettersi in gioco costantemente, è giusto continuare a pensare di avere sempre qualcosa da imparare o qualche possibilità per crescere, non che non si possa fare in altri modi, però diciamo che non credo che arriverò mai a reputarmi, ecco, diciamo, sistemato. È un termine un po' strano per me. Tra i tuoi coetanei, tu sei un'eccezione o c'è qualcun altro che ragiona come No, c'è tanta gente che ragiona come me, un po' anche di necessità e virtù, vorrei dire, però anche fuori da questo, nel senso, c'è spinta, secondo me, tra le persone della mia età per cercare di, insomma, di trovare una propria strada, e visto che i canali tradizionali, diciamo, sono in qualche modo intasati, adesso senza fare un'analisi troppo accurata. E questo è un ottimo modo per provare comunque a trovare la propria strada, diciamo, con una spinta in più, mettendosi in gioco fino in fondo. C'è anche tanta gente che fortunatamente non tutti siamo fatti allo stesso modo, ecco, per cui io credo che ognuno poi debba trovare quello con cui si sente più a suo agio o comunque in cui crede di più. Però Ah, assolutamente. Senti, allora, voi uscite dallo Startup Weekend, c'avete questo prototipo in mano, insomma, questo proof of concept, quello che sia, perché voglio dire, essendo un'app, poi non è che siete riusciti a metterla nello store in quel weekend, no, noi immagino. no, assolutamente. Siamo usciti dallo Startup Weekend e c'era soltanto l'idea di fondo, insomma, Ok. il fatto di avere un layer geografico e la possibilità di crearci un gioco di strategia sopra, perché l'idea ci sembrava parecchio challenging e abbiamo pensato che insomma potesse essere qualcosa di molto sentito anche dalla base di utenza. E è così, in effetti, soltanto che il lavoro, insomma, poi si è sviluppato all'interno di H-Pharma in un periodo di circa 6 mesi prima di arrivare alla prima release su Apple Store. E in quei 6 mesi si è sviluppata tutta l'interazione utente, la grafica, ovviamente tutta la parte server, la parte client.││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 
e si è fatto tutto il vario beta testing con insomma, tutte le modifiche che abbiamo ritenuto fare. Siamo usciti quindi verso fine giugno del 2011. E da lì abbiamo incominciato un processo di avanzamento per quanto riguarda la tecnologia, di miglioramento per quanto riguarda l'interfaccia utente, e abbiamo anche sviluppato l'applicazione su Android per, diciamo, completare il giro dal punto di vista tecnico, insomma. Quindi sostanzialmente, cioè, voi finito lo Startup Weekend è venuto da una donna a dire: no, voi dovete assolutamente venire dentro H-Pharma. Sì, diciamo che lo Startup Weekend era organizzato da H-Pharma, cioè nel senso che lo Startup Weekend è la società che organizza l'evento, però poi ha bisogno di partner locali, adesso ne svolgerà uno a Trento, tra l'altro a metà marzo, di questi eventi. Donna ha ritenuto, noi abbiamo vinto l'edizione dello Startup Weekend, diciamo che di solito ci sono degli investitori che possono essere, diciamo, interessati a una particolare idea dello Startup Weekend e quindi poi contattano direttamente gli appartenenti al gruppo che ha presentato quell'idea. Riccardo è venuto da noi e ha detto: ok, questa idea può funzionare, se volete, possiamo cominciare. E quindi abbiamo, insomma, dialogato insomma, i termini per partire tramite H-Farm e poi siamo partiti. 6 mesi, mettete online sullo store la prima versione. Che succede? Subito dopo, sì, abbiamo avuto abbastanza visibilità in Italia, anche perché insomma se ne parlava un po', già avevamo creato un po' di base all'inizio, gli utenti sono arrivati, abbiamo diciamo, fatto, a questo punto sì, abbiamo fatto diciamo, quello che si chiama il proof of concept, cioè il vedere se il modello di business attorno all'idea è effettivamente valido e quindi c'è qualcosa su cui ulteriormente investire e vedere. E anche con la seconda versione, diciamo che il gioco si è sviluppato in modo tale da avere una grossa base di utenti, però con una percentuale più bassa di questi che hanno acquisito subito un enorme potere all'interno delle meccaniche di gioco, che è una delle critiche, diciamo, più rigide che riceviamo dalla nostra utenza. E quello che stiamo facendo è, insomma, continuando a iterare questo ciclo di insomma, riceviamo i feedback, definiamo quali sono le possibili modifiche da implementare e poi le ributtiamo su in ottica di fare uno step successivo di volta in volta, E insomma. come avete risolto il problema dello strapotere di È alcune ancora lì parzialmente. Comunque, meccanismi di gioco che si usano anche in altre piattaforme, scusate, in altri giochi, è quello di definire un costo di mantenimento di un'armata. Per cui io inizio e sono un giocatore che ha poche armate perché sono appena partito. E quelle mi costano ovviamente poco. Man mano che espando il mio impero, deve diventare per me sempre più difficile passare di livello al livello successivo, Certo. mentre all'inizio dovrebbe essere relativamente facile. Quindi la prima grossa modifica che abbiamo fatto è stato inserire questo costo di mantenimento. Ci sono altri modi, ci sono giochi che prevedono il fatto di non poter attaccare utenti che sono di un livello Sì. troppo inferiore o superiore Si rispetto al proprio. costruiscono dei vicinati di giocatori più o meno dello stesso livello, sostanzialmente, no? Se Esatto, tu giochi sì, contro ci sono utenti. vari modi per fare questa cosa. L'idea è quella insomma, di continuare con lo sviluppo di regole sempre più precise e di andare avanti con questa strada, insomma. Senti, si può dire quanti utenti ci avete che giocano? E da dove Sì. vengono? Abbiamo 2500 utenti attivi al momento sulla piattaforma e stiamo in crescita al momento. E questi utenti sono in gran parte in Italia, divisi tra le due piattaforme, iOS e Android, anche se in realtà su iOS abbiamo lanciato prima, quindi c'è ancora più utenza da quel lato lì.
E stiamo sviluppando in questi quanti giorni una piattaforma, diciamo, sociale, dove gli utenti possono entrare con la loro login e password, condividere tip and tricks sulle strategie di gioco, oltre che ovviamente fare segnalazioni a noi, verificare un po' più nel dettaglio statistiche di come sta andando la loro battaglia nel mondo reale. Questa piattaforma sociale servirà anche come base per il lancio dell'applicazione nel worldwide. Perché l'applicazione è disponibile già worldwide, però diciamo che serve farti conoscere fuori. Ok, perché questa è una cosa interessante. Come fa? Ci sono nel campo dei social game, per esempio, ci sono molte statistiche che si trovano online tra il costo di acquisizione di un cliente, di un utente, diciamo, di un giocatore, il lifetime value del giocatore, quanti giocatori attivi devi avere in un mese, bla bla bla, eccetera, per riuscire ad andare a break even e poi eventualmente a fare i soldi con un social game. Il vostro non è un social game, nel senso che non ha le dinamiche, è uno strategico, no? Quindi quali sono in questo caso invece ci sono dei punti di riferimento, delle strategie che... Cioè, come si acquisiscono poi avrete un modello freemium, immagino. Sì, allora, il modello all'interno del gioco è freemium, per cui l'applicazione è giocabile gratuitamente da tutti. Ci sono all'interno delle armi speciali che possono essere acquistate con credito reale, quindi con soldi reali, per permettere agli utenti di accelerare il proprio processo di crescita all'interno del gioco. E in realtà è uno strategy game, però è anche, e comunque stiamo implementando ulteriormente questa cosa, un social game. Basti pensare che l'interazione degli utenti sulle piattaforme social influisce sulla determinazione di quanto valgono i singoli posti all'interno del gioco, per dire. Quindi diciamo che ci posizioniamo un po' nel mezzo come logica. I modi che abbiamo per incrementare, diciamo, i fattori di viralità oppure i fattori di spesa sono quelli di ovviamente incentivare utenti a invitare altre persone tramite dei bonus all'interno del gioco, oppure incentivare a comprare una determinata arma, facendo capire che, insomma, quell'arma può avere un valore reale all'interno di una partita. E quindi, diciamo, le metriche di riferimento non sono poi così diverse da quelle di un social game normale. Ecco. Quando diciamo, ok, voi siete partiti con il vostro gioco, ma a un certo punto vi siete posti il problema, ovviamente, siccome, vuol dire, il problema è fare una startup, non è fare un gioco, no? Quindi nel passaggio, cioè, vi siete già posti il problema di dire, ok, il prodotto c'è, adesso lo dobbiamo far scalare, lo dobbiamo mettere a punto, dobbiamo aggiungere delle cose, questa cosa è una azienda. Vi siete già posti il salvo il fatto che l'avete, come dire, materialmente costituita, ma questo, voglio dire, è un fatto formale, no? Nel senso che andare dal notaio, in fin dei conti, basta avere i soldi in mano, no? Quindi non è che... il ragionamento su qual è il modello di... cioè, qual è l'azienda GoWar? GoWar è il primo di una serie di giochi? Non lo so, ecco, sento. Esatto, proprio questo. Diciamo che in quanto startup, come il 90% delle startup, la nostra azienda è nata intorno a un prodotto. Okay? Questo prodotto è al momento il gioco GoWar, però il fatto è che la realizzazione del gioco GoWar passa attraverso diverse fasi, tra cui l'ideazione del concept, che è una fase, ma anche la realizzazione di una struttura server in grado di gestire tutto quanto, la realizzazione dell'applicazione mobile, l'applicazione adesso del social forum, del community, della community, insomma della piattaforma che gestisce la community, e un sacco di altri fattori.
questo il nostro modello è quello di prendere la piattaforma, soprattutto server, che ha realizzato GoWar e utilizzarla per replicare GoWar in altri giochi che utilizzano meccanismi, diciamo, simili, ma che hanno un mood totalmente diverso, un'ambientazione diversa, regole diverse e cose del genere. Quindi si tratta di una società il cui scopo è costruire, sviluppare, ideare giochi con componenti geolocalizzate e sociali, di cui GoWar è il primo ed è un esperimento, un tentativo a cui noi siamo molto molto legati e che ci appassiona parecchio, ma verranno altri in futuro. Ce l'avete già in testa? Ci state cominciando a pensare? Oppure... No, abbiamo già in testa più di una possibilità, però è ancora... Magari ancora passate dalla guerra ai gattini, alle cose che sono, pare che vadano più di... I gattini hanno un sacco di visualizzazioni su YouTube, effettivamente, potrebbe essere un'idea. No, diciamo che tutti i pet game che ci sono in giro, insomma, sono... Infatti. Abbiamo più di un'idea, sono tutte valide e adesso insomma stiamo capendo su quale puntare. Senti, per cui non vorrei sbilanciarmi troppo in questo momento. No, ma ci mancherebbe. Senti, ti sei mai letto robe tipo le cose di Steve Blank, il customer development, piuttosto che... Cioè, applicate qualcuna di queste che sono le pratiche in qualche modo di management che sono diventate sempre più popolari, o che sono popolari tra gli start-up, soprattutto americani, quindi il business model canvas di Osterwalder, piuttosto che appunto la Lean Startup di Eric Ries, il customer development di Steve Blank e via di seguito. Insomma, sono le robe che poi vengono anche insegnate negli acceleratori americani. Ti ci sei mai imbattuto? Sì, diciamo che... il customer development e tutte queste cose qua sono cose che noi stiamo imparando strada facendo. L'H Pharma è un acceleratore parecchio valido a riguardo e parte del nostro lavoro consiste nel confrontarci con loro tutti i giorni. In questa fase siamo parecchio concentrati sulla definizione, diciamo, delle fasi successive del prodotto e quindi così. Okay. Però sì, insomma, diciamo che l'essere incubati dà i suoi vantaggi a riguardo. Senti, raccontami un po' della vita. Vedo che in questo momento non sei in H Pharm. No, adesso no, sono a casa. Ok. E come funziona la vita in H Pharm? Voi siete appunto un team di due più magari qualche collaboratore o siete solamente ancora in due? No, siamo molti di più, siamo in tre full time, adesso quattro, più altre persone che collaborano fuori. E cos'è che avete messo in outsourcing? Diciamo, cos'è che avete comprato e cosa invece avete internalizzato? Abbiamo comprato la grafica. E il resto è tutto interno. Ok. E in H Pharm come funziona la giornata? Voi andate a lavorare in H Pharm, immagino. Sì. Vi guardate, sì. Vi incontrate con gli... cioè, io non sono mai stato in H Pharm, c'è un grande open space, immagino. Sì, H Pharm è una struttura molto molto bella, anche architettonicamente parlando, è una fattoria da cui prende anche il nome, in mezzo alla campagna trevigiana, mm-hmm. Con diversi locali che erano insomma la casa principale, poi c'è quella che era prima la stalla, quello che era prima il silos, eccetera. In ognuno di questi locali sono stati fatti degli open space, degli uffici, delle sale riunioni, per cui le varie startup di H Pharm vengono dislocate insomma diverso su questi piani, in questi spazi. E noi siamo in una di queste. Adesso tra l'altro hanno appena inaugurato lo Startup Village, che è una sezione sempre all'interno di H Pharm, dove ci sono delle piccole casette dove ogni startup del programma di seeding di H Pharm può essere collocata nelle prime fasi dell'incubazione finché non raggiunge un numero di dipendenti tale insomma da richiedere uno spazio più grande,
e la giornata lì si svolge in maniera abbastanza, diciamo, dinamica, nel senso che nello stesso ambiente sono riunite persone che fanno un lavoro tutto, insomma, tutto nello stesso campo del digitale, ma che sono società, insomma, appartengono a società che fanno cose anche molto diverse, per cui in pausa caffè c'è sempre lo scambio di idee, di brainstorming. È molto stimolante e si impara parecchio stando dentro lì, insomma. Dunque, il primo passaggio di H-Pharma dura 3 o 6 mesi, quanto dura 6 mesi? Sì, dipende dalle esigenze di singola startup, però diciamo che H-Pharma con un nuovo programma di incubazione ha una prima fase di pre-seeding che è orientata allo sviluppo del prototipo e che noi abbiamo sfruttato in quei 6 mesi prima del lancio, 3-6 mesi, da 3 a 6, insomma, dipende poi da quanto tempo impiega poi lo sviluppo nella realizzazione di un primo prodotto. Dopodiché ci sono altre fasi che possono durare di più o di meno per proseguire, diciamo, con lo sviluppo della propria idea. Voi avete avuto diciamo un seed a questo punto, dopo il pre-seed avete avuto un seed, sempre H-Pharma ha continuato a investire, sono entrate altre persone? Sì, no, per ora siamo ancora alla prima fase, quindi abbiamo ricevuto solo un round e da quello di H-Pharma è l'unico, insomma. Adesso stiamo andando avanti con quello, la app comunque genera un po' di revenue e diciamo che il nostro obiettivo è quello di chiedere, insomma, ottenere un altro round di finanziamento per poter accelerare ulteriormente il processo di crescita che abbiamo. Pensate di rivolgervi sul mercato italiano, quindi oppure pensate di cominciare a guardare anche fuori? Sai che adesso oggi è uscito un articolo di Alessio Iacona sull'Espresso in cui Alessio racconta quanto sono timidi gli investitori italiani e quanto sono cauti gli investitori italiani. Forse Riccardo e H-Farm fanno eccezione, nel senso che Sì, direi. Io ho intervistato anche Corso 12, Massimo Scarpes, insomma, fare uno startup weekend, poi prendere un gruppo che esce fuori da uno startup weekend e dire ok, andate avanti, noi investiamo su di voi, non ce ne sono tanti in Italia, diciamo che No, no, cioè, anche per effettivamente no. darti 100.000 euro ti fanno la due diligence. E ci sono alcuni esempi di insomma, uno dei più interessanti, secondo me, anche per tipologia di investitore e per tipologia di imprenditore, perché Kim Cook è un ragazzo anche lui più giovane di te, ha 24-25 anni, se non ricordo male, ed è stato investito da un venture capital tedesco, la sua startup è Cibando. Quindi mi chiedevo se state cominciando a guardare attorno non solo sul mercato italiano, e quindi se vi state cominciando a guardare attorno autonomamente, oppure magari dite ok, ci affidiamo comunque ad H-Farm per andare avanti. Bah, no, cioè in realtà le cose vanno avanti in parallelo. Sia io che Nicola abbiamo partecipato, continuiamo a partecipare a eventi. E anche H-Pharma, una rete di contatti ovviamente non indifferente, per cui entriamo in realtà in contatto con realtà che sono italiane, ma che sono anche straniere. Insomma, per dire, mi è recentemente capitato di andare a fare un interessantissimo viaggio a Helsinki, dove ho conosciuto una serie di startup fondate lì, qualche investitore. Perché a Helsinki in Finlandia in generale c'è una cultura del gaming particolarmente radicata. Ho conosciuto tra gli altri anche uno dei fondatori di Angry Birds, che è appunto a sede lì. Roba. Però questo per esempio è stato fatto in autonomia senza il passaggio di H-Farm. Tramite H-Farm siamo arrivati a altri canali e adesso insomma il dialogo è aperto con più persone. Ok, e che fai tra 5 anni?
Tra 5 anni continuo a fare startup. ne faccio un altro. L'idea, tu sei, diciamo, rientri nella, ti senti nella categoria dell'imprenditore seriale, cioè di quello che avvia, fa crescere, ma insomma che poi il suo lavoro è quello di avviare e far crescere, non di gestire l'azienda nella sua maturità, diciamo, no? Sì, diciamo che è una bella prospettiva. Una bella prospettiva, nel senso, come dicevo prima all'inizio dell'intervista, secondo me il trovare una sistemazione, diciamo, non mi appartiene tanto come concetto, quindi preferisco mettermi in gioco, arrivare fino a un certo punto e abbracciare, diciamo, il modello startup, per cui quando è arrivato il giusto momento vendere e passare a farne un'altra, insomma. Senti, io ho notato tra gli start-upper una certa predisposizione alla nautica. Anche tu ti piace andare in barca a vela? No. No, accese il primo. Volevo fare uno yacht club tra gli start-upper io. Oddio, un giro non lo rifiuto senz'altro, però insomma non è tra le mie passioni primarie, ecco. Senti, prossimo passaggio significativo di GoWar. La cosa sul prossimo passaggio significativo. È appunto il lancio di un hub dove aggregare la community e incominciare ad avere parecchi elementi aggregati all'interno appunto di un unico punto sul web. Questo comprende, tra le altre cose, appunto un forum di discussione, ma anche è come se fosse qualcosa che assomiglia più a un micro social network tra soldati di GoWar, dove condividere, fare like, dare la possibilità di dare supporto a una campagna piuttosto che un'altra, e dove verranno lanciate anche una serie di inizie come appunto delle battaglie chiuse, dei tornei, delle cose del genere. Integrazione con Facebook? Noi adesso siamo integrati con Facebook, sì. Ok. Va bene, senti, ti ringrazio molto, mi sembra una cosa divertente e interessante. Grazie. In bocca al lupo. Crepi. Ci sentiamo, io mi sto ripromettendo di sentirvi tutti più o meno tra un anno per vedere che fine avete fatto. Ottimo, per me non c'è problema. Ciao, bocca al lupo. Da qualche parte saremo. Ciao. Grazie, ciao.